due giornate ha giocato sempre in casa per le varie vicissitudini. Intanto partite, il primo pallone toccato per Reginaldo, pallone a disposizione del Catania, diciamo 4-4, passe 93. Dotato di filo tecnico ma anche atletico, intanto Welbeck la chiusura a partire squadra di Galfano, poi Pinto lo serve Zanchi, poi Pecorino di prima intenzione, palla splendida verso Reginaldo all'interno dell'area, Reginaldo uno contro uno, poi al centro dove arriva Albertini, palla nuovamente stellata in aria, troppo però su Mengoni e arriva sul secondo palo Ciotti, punta Zanchi, ancora Ciotti, va sul destro, la finta, il cross sul secondo palo, Marus all'interno dell'area col sinistro, mani tra i capelli per Dolfi che andrà a fare il fallo laterale, Pecorino sì. Contro Bachini, limite dell'area, ancora per Pecorino, il tocco al centro, Welbeck, il tentativo col sinistro, palla che rimane lì, c'è Pinto, il giro! A Catania, ma soprattutto una presenza in campo, denota grande personalità. Eccolo qui, ancora Pecorino, controllo palla, poi il tentativo con il sinistro, rimane lì Reginaldo verso Welbeck, la rete! Tutto regolare, non si alza la bandierina, dunque dopo 21 minuti il Catania in vantaggio, la rete di Nana Welbeck. 6, tocco sotto, portiere da una parte, palla dall'altra. Un gol importantissimo per la formazione Atenea che si sblocca, passa in vantaggio una gara. Dall'olio, palla in verticale verso Reginaldo, ancora Reginaldo! Contrato il suo tentativo, intervento in allungo, in extremis, sì, di destra, di centrocampo, con Pinto sulla fascia opposta. Maldonado è dall'olio in zona centrale, attenzione che ci prova la Libonese a destra con Ciotti all'interno della rigore, ancora Ciotti sul sinistro, Martinez smanacciato il calcio d'angolo da parte, un po' di campo lo prende, si prende linea di centrocampo, c'è fuori gioco, non si alza la bandierina, allora Reginaldo può andare a lungo contro uno, tocco all'indietro, su dall'olio, carica il destro, poi la finta, ancora dall'olio da... arriva Flebile tra le mani di Mengoni, prepara la giocata, finalizzazione, la cattiveria forse sotto porta, tanto Reginaldo, 2 contro 2, parte Reginaldo, zona centrale, taglio di Pecorino, lascia spazio proprio a Reginaldo, il tocco, posizione regolare, Pecorino, il sinistro, Mengoni, guarda che rimane lì, un po' sorpresa da questo punto di vista, attenzione Reginaldo, il controllo di Reginaldo, fa sedere l'avversario, palla che rimane lì, uno sguardo al centro, poi il sinistro sul fondo, finta di mandato al bar il diretto avversario, poi in questo momento sta soffrendo le ripartenze del Catania, ancora con Pecorino, palla verso Dall'Olio, riesce con la giocata Dall'Olio, poi ancora Pecorino, l'uno contro uno, Pecorino fuori, cosa si è mangiato Pecorino? E bianche della Libonese, adesso riparte con Tumbarello di prima intenzione, Reginaldo il pressing, poi arriva Maldonado, il tocco verso Reginaldo, 3 contro 2, palla per Pecorino, Pecorino all'interno dell'area, ancora Pecorino stavolta con la punta, ma la palla sotto corner, difesa zona della Libonese, parte il cross, rimane lì, poi di tutti, riesce a trovare il valore Pecorino, questo davvero non lo poteva svegliare, senti il passo in possesso, Clayton, rischio incredibile da parte del numero 3, allora attenzione, possibilità per la Vibonese, tocco in verticale di Berardi, all'interno dell'area c'è Plescia che chiede palla, fino in fondo spira, poi il cross per Plescia, incredibile, ed è praticamente un gol quello di Albertini che va a contrastare di Vincenzo Plescia, che non ci crede che potesse per un tocco con un braccio, adesso 4 contro 3, l'avanzata di Zanchi, ancora Zanchi, poi il tocco verso Biondi, l'interno del rigore, Biondi col destro, tiro comodo per Mercato, tutto calcio.
calcio d'angolo contro Rosaia sul punto di battuta, parte il cross, guarda che viene liberata poi Silvestri, ancora Vibonese, il cross al centro per Plescia, bellissimo il cross all'interno della rigore, ottima la guardia, poi la palla rimane lì, ancora Plescia, Martinez, sempre il numero 28, ma ancora Martinez, come un gatto sui piedi, Vincenzo. Stavolta il tocco è efficace per Calabai, avanzata di Luca Calabai, arriva fino in fondo, il cross a Letrato, la conclusione! Quello di Santurro, c'è Compente, tanta attenzione a Berardi che vince in palla, ancora Berardi, Berardi contro Martinez, il tocco al centro, il dribbling alla rete! E stavolta non sbaglia, Vincenzo Plescia, anche lui come Pecoresto, il dribbling con Martinez, è andato per le terre, poi a porta sguarnita il gol del 2-1, terza rete stagione, più attenzione che riparte, non c'è nessuno davanti a lui, allora Calabai costretto all'avanzata personale, Raffaele che entra in campo, la palla però non è uscita, il cartellino rosso, cartellino rosso per Raffaele, si è acceso un parapiglia, le panchine, la panchina del Catania che è in campo, pronto Ragnesi, ripartirà con, perché la palla è, cerca un dribbling, mantiene il possesso, poi Izco in verticale, Biondi, tutto di prima, calcio di punizione, una trattenuta intercettata sul Marusso, la pista, signor Canfora, e c'è un altro rosso, rosso forse per Redolfi, essere le Dolfi, qualche parolina da lontano perché la palla era distante, non c'era un giocatore del Catania. Espulsione adesso di Redolfi che esce di corsa per non far perdere tempo ai suoi, calcio di punizione per il Catania, la battuta di Rosaia in verticale, palla persa e arriva adesso il triplice fischio del